Liberi Dentro, Eduradio e TV, un ponte tra carcere e città. Benvenuti anche oggi a tutte e tutti i nostri teleradio ascoltatori. Siete su Liberi Dentro, Eduradio e TV, la nostra trasmissione quotidiana che fa da ponte tra carcere e città. Io sono Caterina, qui con voi, con me c'è Antonella Cortese. Ciao Antonella. Ciao, bentrovata Caterina e bentrovati tutti. Beh, io ho pensato oggi di iniziare questa puntata all'insegna della cultura, dell'innovazione e soprattutto della sostenibilità. E questo perché il 14 giugno scorso noi come Eduradio abbiamo partecipato al convegno intitolato Innovaton, la cultura a portata di tutti, organizzato da Arter, la società consortile dell'Emilia Romagna che si occupa di favorire progetti sostenibili e innovativi all'interno della nostra regione. Noi come Eduradio abbiamo presentato naturalmente il nostro progetto, ovvero che cosa significhi fare una trasmissione quotidiana per il carcere e la città e quali sono stati gli obiettivi, la nostra storia e il nostro portato come mission quotidiana. Ma oggi abbiamo chiamato qui con noi per l'intervista la project manager di Arter, lei si chiama Lara Porciatti, per intervistarla e farci raccontare proprio da lei qual è l'obiettivo invece di Arter. Ascoltiamola. Esatto, grazie mille. Allora, Arter, appunto, come avevi insomma introdotto perfettamente, alla società consortile della Regione Emilia-Romagna, significa che di fatto siamo il braccio operativo della regione, cioè quindi quello che viene deciso a livello regionale e quindi a livello politico, noi facciamo in modo che arrivi sul territorio in maniera concreta, sviluppando dei progetti, dei programmi e collaborando con i soggetti del territorio. Possono essere i comuni, le università, le scuole, le associazioni del terzo settore, e in questa maniera appunto cerchiamo di avvicinare un po' di più le politiche al territorio e ai bisogni poi del territorio dell'Emilia Romagna. Tra questi ci sono anche i progetti europei, dove noi andiamo appunto, grazie anche a questa possibilità che l'Europa ci dà di vedere che cosa viene fatto a livello internazionale, capire come sviluppare progetti migliori, progetti più innovativi. In particolare dove nell'unità in cui io lavoro, che si chiama appunto Competenze e Territori per l'Innovazione, ci occupiamo di competenze, di persone, quindi di giovani in particolare, e li aiutiamo appunto a sviluppare il loro percorso formativo, le loro competenze che poi possono appunto, ci auguriamo, trovare rispondenza sul territorio e quindi far accrescere la loro carriera non solo di studio ma anche di lavoro. E in questa, diciamo, nella nostra attività abbiamo sviluppato un progetto europeo finanziato dal programma Erasmus che si chiama appunto INNASE. È un progetto che ha la finalità di supportare giovani allo sviluppo di impresa sociale sui territori non solo dell'Emilia Romagna ma anche dei nostri partner europei e non. Infatti abbiamo collaborato con l'Università Pedagogica di Cracovia della Polonia, un'associazione che si trova in Giordania, Desert Bloom, e un'altra associazione, una ONG, un'associazione no profit della Nord Macedonia, Arno. Insieme a loro abbiamo visto innanzitutto com'era la situazione, no, rispetto al nostro territorio, sul come erano, diciamo, il livello anche di sviluppo di impresa sociale sui nostri territori, come erano coinvolti i giovani, quante opportunità erano offerte a questi giovani anche in termini di servizi, e poi abbiamo sviluppato insieme una serie di materiali, di attività. Alcuni appunto, come l'università, si è occupata della parte più di ricerca e di indagine, le altre associazioni invece sono andate a capire come aiutare gli insegnanti, i formatori che lavorano con i giovani per fare dei prodotti, di materiali didattici più innovativi, più rispondenti ai bisogni. E noi come Arter, visto che appunto abbiamo questa specificità di lavorare insieme, fortemente insieme alla regione, abbiamo lavorato sul tema dei servizi. In particolare abbiamo
ci siamo concentrati su un'attenzione del collegamento tra quello che è il mondo del sociale e il mondo della cultura. Abbiamo infatti lavorato insieme ad alcuni attori, alcune organizzazioni, istituzioni, comuni del territorio per capire come far avvicinare il mondo appunto delle associazioni di volontariato, del terzo settore, del no profit, insieme a quello del mondo culturale, quindi i teatri, le associazioni culturali, i musei, e capire appunto come questo possa essere insomma un aspetto, un collegamento che possa dare in maniera positiva delle opportunità ai giovani. In questo caso abbiamo appunto lavorato in particolare nel capire, nel diciamo proporre anche, speriamo, insomma, alcuni programmi di tirocinio per giovani che vogliono appunto imparare a come si lavora in questi contesti. Un'altra iniziativa che poi abbiamo sviluppato nei diversi territori è stata anche quella dell'Innovaton, un evento che abbiamo chiamato così. E che è basato su una sfida, cioè vengono chiamati dei gruppi di giovani e viene proposta una sfida. Nel nostro caso la sfida rispondeva proprio a questo collegamento tra sociale e cultura e quindi abbiamo chiesto quali potrebbero essere, diciamo, delle soluzioni innovative da sviluppare magari sul nostro territorio per affrontare il problema dell'accessibilità a beni, servizi, prodotti culturali da parte di pubblici che hanno difficoltà, che hanno delle limitazioni a causa di diversi contesti in cui si muovono. Questi erano in particolare, abbiamo individuato tre target, tre destinatari di queste soluzioni innovative che appunto i gruppi di giovani erano chiamati a sviluppare delle idee ed erano appunto i migranti, che ovviamente hanno delle difficoltà magari linguistiche o culturali nell'accessibilità di alcuni dell'offerta culturale che può essere sul territorio, persone con disabilità, quindi fisica o cognitiva, e quindi che possono avere anche lì ovviamente delle difficoltà ad accedere a alcuni luoghi culturali, e poi persone che si trovano in contesti detentivi. In questo lancio di questa sfida, di questa giornata in cui ha visto appunto sei team, sei gruppi di giovani dai 18 ai 35 anni, abbiamo invitato anche delle organizzazioni a parlare di quello, diciamo, che è il contesto di questa sfida che abbiamo lanciato, e quindi a parlare anche dei destinatari e portare anche delle buone pratiche, appunto tra cui Eduradio con il suo progetto, ma anche abbiamo Next Generation Italy che ha parlato di Migrant Tour, un progetto che viene fatto sul territorio molto interessante, Fondazione Innovazione Urbana di Bologna che ha sviluppato un'app per persone con disabilità, e grazie a loro abbiamo approfondito con appunto i nostri partecipanti il tema e il problema, quindi in modo che loro poi in queste 12 ore intensive di evento potessero sviluppare ed arrivare a delle proposte di soluzione innovative. Sono state molto interessanti, insomma, le idee che sono venute fuori, sono state poi presentate a una giuria di appunto rappresentanti del mondo dell'università, del mondo del terzo settore e anche del mondo appunto delle istituzioni, quindi anche con la regione Emilia-Romagna presente. Ringraziamo Lara e sarà nostra cura nelle prossime puntate intervistare invece i gruppi di giovani che hanno partecipato a questo evento culturale sull'innovazione e la sostenibilità e che hanno proprio loro stessi prodotto progetti sul carcere. Quindi ascolteremo quali sono state le loro idee e le loro iniziative. Ma oggi ci spostiamo su SOCOS, l'associazione di volontariato che dal 1993 si occupa di fornire servizi sanitari a persone in vulnerabilità sociale. In questi giorni ci hanno raccontato la loro storia, come si accede all'ambulatorio di medicina generale. Oggi invece ci raccontano chi sono i loro utenti. Ascoltiamo. La nostra utenza è
La più variegata possibile e immaginabile. Consideriamo che nel 2021 noi abbiamo visto pazienti provenienti, gli uomini, da 58 provenienze diverse. Ovviamente nell'ordine le più consistenti sono oramai da anni Marocco, Pakistan, Albania e Tunisia, questo per gli uomini, mentre le donne sono meno le provenienze, 48 provenienze, che sono comunque sempre un buon numero, e rimangono abbastanza costanti. In pole position abbiamo l'Ucraina, la Moldavia, l'Albania e la Romania. Ecco, quindi si può immaginare che se parliamo di poco più di 2000 visite, ho detto dei numeri molto importanti perché vuol dire che abbiamo le provenienze più svariate, quindi Africa, Asia e molta, ultimamente anche molta America Latina. Questo è, diciamo, lo specchio delle provenienze dei nostri pazienti. Ovviamente abbiamo anche molte difficoltà linguistiche nell'approcciare a questi pazienti, fermo restando che molti, cioè con l'inglese riusciamo a farci capire, però in alcuni casi abbiamo bisogno anche della mediazione culturale. E E quindi nel vostro ambulatorio nel nostro accedono a ambulatorio, mediatori. quando necessario, attiviamo la mediazione per quei pazienti che proprio necessitano, e soprattutto per certi tipi di prestazioni, ad esempio, fare l'ambulatorio, le consulenze psicologiche senza avere la mediazione culturale diventa veramente problematico. E quindi proprio parliamo di mediazione, non abbiamo bisogno del traduttore, abbiamo bisogno di chi interpreti anche il modo di esprimersi del paziente molte volte. E quindi la difficoltà la risolviamo con la mediazione che attiviamo direttamente con dei mediatori che oramai sono consolidati, insomma, nel tempo. Abbiamo detto già che accogliamo tutti i pazienti, noi, quindi anche le persone che arrivano, che teoricamente non sarebbero nel target dei nostri pazienti, la visita medica viene sempre effettuata e poi di volta in volta si valuta, si orienta, anche proprio per fare un servizio medico di qualità. Perché ecco, l'importante è quello che riusciamo alla fine a fare, non qualcosa di approssimato, insomma, il nostro obiettivo è quello. Abbiamo citato in questi giorni tante volte la parola accoglienza, di cui appunto il vostro servizio fornisce, insomma, dà alle Certo. persone che arrivano. E quali sono le reazioni di queste persone? Cioè diffidenza all'inizio oppure... Beh, ci sono atteggiamenti diversi a seconda anche dei percorsi di vita, che non è sempre facile. Cioè qua mettiamoci nella posizione della persona che arriva da noi spessissimo dopo una serie di rifiuti da parte di strutture diverse o comunque con dei percorsi di vita che a volte è anche difficile immaginare quanto siano stati complicati, no? E quindi si presenta a noi, noi siamo, come posso dire, il primo punto, no? L'accoglienza è il primo punto nel quale la persona riesce ad avere, che ne so, un buongiorno, un sorriso. Ecco, allora molto spesso se dal nostro atteggiamento deriva anche la risposta del paziente, nel senso che ci si capisce anche se a volte ci sono difficoltà linguistiche, ci si capisce sulla volontà di accogliere anziché di rifiutare la persona. Poi con noi parlo di noi perché io ho fatto molta attività di accoglienza. In accoglienza magari c'è ancora un po' di diffidenza.
con invece so che negli ambulatori medici ci si apre molto di più perché comunque viene riconosciuto il ruolo della persona che veramente se c'è un bisogno anche fisico può aiutarti. Poi la seconda volta è tutto diverso, è chiaro, e quindi si creano anche dei rapporti con questi pazienti, sono talmente a volte diventano talmente stretti che quando finalmente, al termine di un percorso burocratico enorme, qualcuno riesce ad avere il medico di base, perché magari ha regolarizzato la propria posizione, seguita a venire da noi, perché dice io non lo conosco il medico di base, preferisco venire da voi. Quindi vuol dire che è stato fatto un buon lavoro, tutto sommato. Rosanna, in questi 2 anni in particolare c'è stato tantissimo il binomio salute-pandemia, quindi come ha inciso il Covid su quello che fate? Il Covid è inciso, allora, per una parte, diciamo, costringendoci in un primo tempo addirittura a chiudere gli ambulatori perché non avevamo nessun tipo di aiuto, di supporto da nessuno, quindi, c'era anche molta confusione, no? Per cui nel momento in cui, mi sembra di ricordare, fine febbraio, inizio marzo del 2020, è venuto il periodo del primo lockdown, noi ci siamo trovati nella costrizione di dover chiudere perché non avevamo nessun tipo di supporto che potesse in qualche maniera fare andare avanti l'ambulatorio. E poi tra di noi abbiamo tirato fuori tutte le risorse possibili e immaginabili e in 3 mesi abbiamo riorganizzato l'ambulatorio, abbiamo dotato, diciamo, i nostri volontari di tutti quelli che erano i DPI, i dispositivi di protezione individuale. E abbiamo fatto sì che insomma l'ambulatorio potesse riprendere all'inizio, se non ricordo male, il 10 giugno del 2020. Ti ringrazio Susanna, noi ci rivediamo domani per l'ultima intervista con voi di Associazione Socos. Grazie a tutti, scriveteci redazioneliberidentro@gmail.com. E dopo aver ascoltato l'associazione Socos, passiamo ad un'altra associazione e passiamo alle pillole di questa associazione che è Antigone. E oggi con loro parleremo di sport e di un campo da calcio in erba sintetica ovviamente, inaugurato qualche mese fa al Rebibbia femminile. E è una replica di una puntata che abbiamo già mandato, ma è veramente molto interessante vedere come lo sport sia importante in questi contesti, ma non soltanto il calcio ovviamente, perché c'è anche l'intervista a Fabio De Silvio, allenatore di tennis da tavolo. E un'altra cosa interessante è che chi non vive in carcere magari non la pensa neanche, è che quando ci sono le partite con gli ospiti, le squadre quindi ospite, entrano in carcere e in qualche modo si vive un senso di normalità, perché ci sono campionati e l'Atletico Diritti combatte fino all'ultimo minuto. E quindi forza Atletico Diritti, guardiamoci questa puntata insieme. Buon pomeriggio a tutti. Oggi vi vogliamo parlare di un evento che c'è stato il 10 febbraio all'interno di Rebibbia Femminile, il carcere femminile di Roma. E appunto il 10 febbraio Antigone e Atletico Diritti hanno partecipato a una giornata di inaugurazione di un nuovo campo da calcio all'interno del carcere di Rebibbia. E in questa occasione è stato organizzato un quadrangolare fra la squadra delle ragazze detenute all'interno dell'istituto, 2 squadre di operatori del carcere e la squadra della Linkem. Carolina, perché Rebibbia Femminile ha sentito l'esigenza di dotarsi di un campo da calcio a 5 in erba sintetica? Questa è una bella domanda e chiaramente il motivo è strettamente legato alla squadra di calcio a 5 femminile di Atletico Diritti, perché nel 2018, a settembre del 2018, Atletico Diritti ha deciso di aprire una sezione sportiva all'interno dell'Istituto Femminile di Roma, quindi Rebibbia Femminile, e ha deciso di farlo proprio partendo dal calcio a 5. E quando siamo arrivati a settembre del 2018, quello che c'era era un campo di cemento, un campo polivalente,
che era insomma destinato a tutte le attività sportive che si tenevano nell'istituto. E Atletico Diritti ha dato vita invece a questa squadra che ha sempre più preso le sembianze di una vera e propria squadra di calcio a 5, tanto da partecipare poi di lì a poco a un vero e proprio campionato, e anche attualmente insomma è impegnata in un campionato amatoriale del CSI. Quindi che cosa è successo? È successo che Atletico Diritti ha effettivamente creato una sezione sportiva che è a tutti gli effetti agonistica, e quindi insomma le detenute prendono parte ad un'attività sportiva seria che le coinvolge 3 volte a settimana con 2 allenamenti e 1 partita, e per questa ragione l'istituto, grazie anche al provveditorato dell'amministrazione penitenziaria del Lazio, ha deciso di modificare quell'area, quindi di non renderla più polivalente, modificare anche il terreno, che appunto in cemento era poco idoneo, e ha deciso quindi di dotare l'istituto di un vero e proprio campo di calcio a 5. Quindi questa cosa è veramente importante, storica, e insomma effettivamente adesso le ragazze possono giocare su un campo regolamentare. Sì. Sì, che cosa appunto, che cosa ha significato questa giornata di inaugurazione per l'istituto, per le ragazze? Che cosa ha significato? È stata una giornata storica, non solo perché appunto veniva inaugurato il campo, ma anche perché a farlo è stato lo stesso provveditore, soprattutto hanno partecipato a questa giornata tutti gli operatori del carcere, quindi non solo l'area educativa, che comunque soprattutto nella figura di Alessia Giuliani ci segue le ragazze fin dalla nascita della squadra, ma tutte le figure, dai dirigenti ai singoli operatori che in quel carcere lavorano. Infatti il quadrangolare ha visto contrapporsi, oltre alla squadra di Atletico Diritti composta dalle detenute, anche 2 squadre di operatori, una maschile e femminile. All'interno di queste squadre giocavano dagli infermieri e le infermiere fino agli operatori di polizia penitenziaria, passando veramente per tutte le figure dell'istituto, e questo comunque ha rappresentato un momento di grandissima unione. La quarta squadra era poi la squadra della Linkem. La Linkem ha all'interno dell'istituto un'attività lavorativa attualmente attiva, che coinvolge dar lavoro a delle detenute, e quindi insomma veramente questa giornata ha rappresentato la partecipazione di tutto l'istituto ad un'attività sportiva che invece generalmente coinvolge solo le detenute. E questa cosa è sicuramente storica. C'è da dire che quando Atletico Diritti gioca in casa partecipano alle partite tutte le persone che in quel momento si trovano nell'istituto, e lo fanno chiaramente come pubblico, come spettatori, come tifosi, diciamo. E quindi il 10 febbraio ha suggellato questa unione insomma di tutto l'istituto, che dà forza alle nostre ragazze che giocano. Assolutamente sì, noi diciamo vogliamo ricordare brevemente che comunque lo sport in carcere è una parte fondamentale, è un diritto fondamentale che deve essere garantito a tutti, perché lo sport porta inevitabilmente dei benefici, perché è un momento che le ragazze molto spesso descrivono come un momento di libertà in cui loro non sono detenute, ma sono delle ragazze che, nel caso per esempio del calcio a 5, che corrono dietro a un pallone, che insomma fanno gioco di squadra, e che in qualche modo distoglie anche da tutte quelle preoccupazioni, da tutto quello stress che la detenzione inevitabilmente porta. E quindi tutte le associazioni e tutti coloro che in qualche modo cercano di portare lo sport all'interno del carcere devono assolutamente essere favorite e non ostacolate in nessun modo. E dopodiché l'altra cosa importante, che secondo me è bellissimo comunque ricordare, è che soprattutto nel caso di Rebibbia femminile, ma non solo, quindi in tutti i casi in cui ci sono delle persone esterne che entrano per disputare partite all'interno degli istituti, questo è un modo anche per le persone all'esterno del carcere di conoscere questa realtà penitenziaria, perché comunque sono persone che in qualche modo si interessano, entrano, fanno delle domande, e quindi è un modo importantissimo per far conoscere quello che succede dentro alle persone fuori. Assolutamente sì, Federica, infatti l'importanza dello sport, come di tutte le attività che
che vengono fatte dalla società esterna all'interno degli istituti è proprio anche questa. Atletico Diritti Femminile all'interno del carcere di Rebibbia ha fatto sì che all'interno di questo carcere entrassero alcune figure anche istituzionali che probabilmente non sarebbero entrate altrimenti. Una delle prime partite, se non ricordo male, la prima partita amichevole in assoluto che ha disputato la squadra di Rebibbia di Atletico Diritti è stata prima del Natale del 2018 proprio contro la nazionale delle parlamentari, quindi alcune parlamentari che vestono la maglia della nazionale italiana di calcio a 5 sono venute e hanno conosciuto le nostre ragazze. L'estate successiva, quindi nel giugno del 2019, è stato invece il presidente della Camera Roberto Fico a venire a conoscere le nostre ragazze, ha portato l'esperienza delle nostre ragazze anche l'ha fatta conoscere anche alla nazionale di calcio femminile. Insomma, lo sport è molto di più che semplicemente un gioco e se appunto si è fatto portando avanti dei valori giusti e positivi è veramente qualcosa che poi è un veicolo che sa comunicare molto, molto di più di qualunque altra parola. E quindi noi lo usiamo anche in questo senso, quindi non solo per dare libertà chiaramente alle ragazze che giocano, ai ragazzi che giocano, ma anche per portare fuori il carcere da quelle mura, per farlo conoscere il più possibile. Ma Atletico Diritti in carcere non fa solo calcio femminile. Infatti dall'estate del 2020 Atletico Diritti ha proposto una nuova attività sportiva aprendo la sua sezione di tennis tavolo e lo ha fatto scegliendo di aprire questa attività all'interno di un altro carcere, la casa di reclusione di Rebibbia maschile. E per conoscere un po' questa attività che sicuramente andremo a approfondire prossimamente abbiamo una breve clip del nostro allenatore Fabio Di Silvio a cui lascio comunque la parola. Buongiorno a tutti, sono Fabio Di Silvio, allenatore della Polisportiva Atletico Diritti della sezione tennis tavolo. Lo scorso luglio abbiamo iniziato un percorso sportivo e non solo all'interno del carcere di Rebibbia in Roma con l'obiettivo di iscriverci a un campionato agonistico ufficiale di tennis tavolo. E a settembre siamo riusciti ad affiliarci alla FITET, la Federazione Italiana Tennis Tavolo, e abbiamo iniziato il nostro campionato. È un'esperienza positiva sotto tutti i punti di vista, sia per quanto riguarda i detenuti, per quanto riguarda il sottoscritto, poiché è un'esperienza sicuramente nuova, e anche per quanto riguarda le squadre che vengono ospitate. Sì, perché diciamo che tutte le partite, sia quelle in casa che fuori casa, vengono disputate all'interno del carcere. Si respira, differentemente da altri progetti, si respira proprio un vero e proprio clima agonistico. I ragazzi durante la settimana si preparano ad affrontare le squadre ospiti e quindi si allenano per proprio come un vero e proprio campionato, come avviene al di fuori. E questa situazione, diciamo, di normalità rende il progetto autentico. E dopo Atletico Diritti è il momento dei saluti di fine puntata e vi ricordiamo sempre di scriverci redazioneliberidentro@gmail.com. Vi salutiamo, vi ridiamo appuntamento a domani, vi ringraziamo per le vostre numerosissime lettere che ci fanno sempre molto piacere. Quindi un saluto da me che sono Caterina, Antonella Cortese, Nea Flacco, Diana Bota e Paolo Aleotti. Grazie.